Le recenti operazioni antidroga con loro seguito di arresti hanno dimostrato ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, come il Molise sia letteralmente sommerso dal fenomeno degli stupefacenti. La sacrosanta dichiarazione di guerra lanciata dal procuratore di Campobasso Nicola D'Angelo all'indirizzo dei mercanti di morte ha rimesso al centro dell'attenzione un tema spesso sottostimato ed eluso. La questione invece ha un impatto sociale devastante, specie sul mondo dei giovani. Del tema droga e di quello del recupero dei soggetti tossicodipendenti se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato a Campobasso dall'ITIS Marconi. Presenti tra gli altri i responsabili di due comunità terapeutiche impegnate da anni sul fronte del recupero e del reinserimento. Oggi siamo qui per fare prevenzione perché ritengo che sia straordinariamente urgente e necessario fare tanta prevenzione, perché se non ci cadono poi abbiamo tanti problemi in meno. In ogni caso siamo qui per dire a questi ragazzi che dalla droga si può anche uscire e che chi incomincia a camminare su questa strada può anche trovare quei supporti, quegli aiuti di cui c'è necessario. Noi siamo a disposizione. Il fatto che le scuole ci chiamino ci dice che ormai ci si è resi conto veramente che il problema è pervasivo ed è devastante, ed è bene fare tanta prevenzione. Perché io dico sempre, recuperare è necessario, però è tutto nelle mani di Dio. È molto molto difficile recuperare un ragazzo, soprattutto quando viene fuori da delle storie che ti deprivano completamente e che ti isolano e che soprattutto ti danno delle sensazioni dalle quali poi è difficile liberarsi. È importantissimo, perché vivendo fra di loro vivono quella mentalità del divertimento a tutti i costi, e quindi anche con lo sballo, e siccome manca qualcosa all'interno cercano il divertimento con qualcosa esterno che gli possa dare la gioia, e quindi si avvicinano molti all'alcol e compreso poi le droghe, in modo particolare cannabis, senza sapere che alla fine è come un sacco, queste cose vanno a svuotare la loro vita e togliere completamente la gioia nella loro vita. Allora con questi convegni, si dà la possibilità di capire che ci sono tante altre forme di gioia. Le conclusioni del convegno sono state affidate al direttore generale del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Elisabetta Simeoni. Sono fondamentali interventi di questo tipo, perché la prevenzione rimane comunque l'arma più efficace nella lotta alle tossicodipendenze. Come Dipartimento Politiche Antidroga stiamo facendo moltissime azioni, soprattutto nei luoghi, quelli che consideriamo luoghi cardine, cioè la famiglia e la scuola, per dare appunto gli strumenti di valutazione per affrontare questo fenomeno che è sempre più insidioso, soprattutto anche all'avvento, alla luce dell'avvento delle nuove sostanze psicoattive.